Il primo santo da cui vogliamo imparare a essere cristiani è San Vincenzo de Paoli. Se si volesse scegliere un'epoca o un luogo in cui la più grande miseria si è incontrata col più grande splendore dal punto di vista cristiano, forse si dovrebbe indicare la prima metà del secolo XVII in Francia. È un tempo in cui la nazione viene devastata dalla guerra dei Trent'anni, che fu in gran parte anche una feroce guerra civile, e poi subito dopo dalle ribellioni contadine e urbane organizzate in un pauroso movimento chiamato la Fronda, una specie di lontano anticipo della rivoluzione francese. L'aspetto che qui ci interessa non è evidentemente quello politico, ma quello umano delle tristissime e misere condizioni in cui si trovavano allora le folle dei derelitti. Possiamo descrivere la situazione servendoci di una lettera che proprio San Vincenzo de Paolo scrisse a Papa Innocenzo X per chiedergli di intervenire a placare quelle discordie. Scrive il santo: «Oserò io esporre a vostra santità lo stato miserabile e certamente degnissimo di pietà della nostra Francia? La casa reale divisa da dissensi, il popolo scisso in opposti partiti, le città e le province rovinate dalle guerre civili, le borgate, i villaggi, i castelli abbattuti, rovinati e bruciati, i contadini messi nell'impossibilità di raccogliere quello che hanno seminato e di seminare negli anni futuri, i soldati si permettono impunemente tutte le angherie, il popolo è esposto non solamente alle rapine e al brigantaggio, ma anche agli assassini e a ogni sorta di torture da parte dei soldati. I contadini sono torturati e messi a morte, le vergini sono disonorate, le religiose stesse esposte al loro libertinaggio e al loro furore, le chiese profanate, saccheggiate, distrutte, quelle rimaste in piedi sono per lo più abbandonate dai loro pastori e quindi il popolo è quasi privo di sacramenti. È poco udire o leggere queste cose, bisogna vederle e constatarle con i propri occhi». Così la lettera di Vincenzo. La situazione della Chiesa, poi, per tanti versi, non poteva dirsi migliore, né essa sembrava in grado di opporre la sua forza umana e spirituale a tanto sfacelo. I decreti di riforma del Concilio di Trento erano rimasti quasi lettera morta. Molte sedi episcopali restavano ancora in mano a famiglie nobiliari, che se li tramandavano come eredità e senza alcuna preoccupazione d'ordine spirituale. D'altra parte, la designazione dei candidati all'episcopato spettava al Consiglio Reale, che se ne serviva spesso come riserva di favori e di contrattazioni. Quando Vincenzo de Paoli sarà chiamato a intervenire autorevolmente proprio in questo settore, dirà con amarezza e forza: «Io temo che tutto questo dannato traffico di vescovadi attiri la maledizione di Dio su questo regno di Francia». La situazione del clero era ancora più preoccupante. Dove non c'era immoralità, che era comunque diffusa, c'era un'invincibile pigrizia e una ignoranza ai limiti del credibile. Certi preti non sapevano nemmeno leggere e scrivere. Altri non sapevano come celebrare i sacramenti. Lo stesso Vincenzo de Paoli racconta d'aver conosciuto un prete che, dopo aver ascoltato la confessione, biascicava qualcosa perché non sapeva la formula dell'assoluzione, e un altro che per ogni circostanza recitava l'Ave Maria, l'unica preghiera che conoscesse. Conventi e monasteri erano a volte appesantiti da abituali inosservanze, da tradizioni corrotte e comportamenti riprovevoli. Molte cose si spiegano sapendo che allora i nobili, per usare la colorita espressione di uno storico, affidavano alla Chiesa i figli e le figlie in soprannumero che occorreva sistemare in qualche modo.
siamo nello stesso tempo e nella stessa situazione descritta con misericordia e dignità nel racconto della monaca di Monza di Manzoni. D'altra parte, anche a molti giovani di bassa condizione sociale, la Chiesa appariva l'unico varco possibile per uscire in qualche modo dalla miseria e dal triste anonimato. Così molti, quasi ancora ragazzi, assolutamente privi della benché minima vocazione, si facevano consacrare preti da vescovi compiacenti. Lo stesso Vincenzo De Paoli divenne prete probabilmente a 18 anni, ordinato irregolarmente da un vescovo vecchissimo e quasi cieco. Eppure, guardiamo ora l'altra faccia della medaglia. Il secolo XVII francese è dominato in apertura dall'affascinante personalità di San Francesco di Sales, che col suo umanesimo devoto, con la sua azione pastorale, con i suoi splendidi libri, ha iniziato il rinnovamento della vita cattolica. Dopo di lui dominerà la figura di colui che sarà chiamato il dottore di tanti dotti e il maestro di tanti santi, il celebre cardinale Pietro de Bérulle, che reggerà le fila di una vasta opera di riforma spirituale e culturale. I fermenti e gli apporti sono innumerevoli. Potremmo contare quasi 27 santi che percorrono la Francia e iniziano nei più diversi settori l'opera di risanamento. La scuola spirituale carmelitana e quella gesuita dilagano nei ceti più colti e in quelli umili, tanto che gli studiosi parlano di grande invasione mistica. E poi, da altri punti di vista, è il secolo di Corneille, Molière, Cartesio, Pascal, Bossuet. Ma tra tutte le personalità, il primato spetta a colui che seppe tradurre questa mistica grande invasione in una operosità multiforme ai limiti del credibile, tanto che tutto quello che negli ultimi tre secoli la Chiesa ha saputo costruire di socialmente rilevante trova in Vincenzo De Paoli il precursore e il maestro. Nei giorni del suo instancabile lavoro lo chiamarono con rispetto e affetto il signor Vincenzo, Monsieur Vincent. A tutt'oggi gli sono state dedicate 1500 biografie. Quando il De Paul era ancora ragazzo, il tarlo che gli rodeva il cuore era già contenuto nel suo cognome che egli pronunciava con ironia, De Paul. Il De sapeva tanto di nobiltà, ma quel Paul, Paolo, svelava invece a tutti che il suo lontano antenato era stato un uomo qualunque, così oscuro da non avere nemmeno un cognome o un soprannome. Così il piccolo Vincenzo, che si trovava dotato di un'intelligenza veramente geniale, crebbe con la voglia di uscire dal mondo di miseria che gli era toccato in sorte, un villaggetto di 50 case d'argilla sperduto tra le paludi, una famiglia di contadini nella quale il suo compito fin da 6 anni era quello di guardare i porci. La fortuna venne con un signorotto locale di passaggio per le sue terre che osservò la particolare intelligenza di quel fanciullo e convinse il padre a farlo studiare da prete in un collegio della città più vicina. Vincenzo se ne andò dunque intestardito a dimenticare le sue origini e a farsi strada. E un giorno che il papà si presentò al collegio dove studiava il figlio per una rara visita, il ragazzo si rifiutò sdegnosamente di scendere in parlatorio perché si vergognava che i compagni lo vedessero trattare con quel poveraccio. Divenuto ormai vecchio, non riuscirà a dimenticarsene e piangendo racconterà lui stesso più volte l'episodio. «Io non volli andare a parlargli», diceva, «e perciò commisi un grande peccato». Allora sarà divenuto il prete più stimato e ricercato di Francia, ma a chiunque egli si premurerà di rivelare «non sono che un povero contadino e sono stato guardiano di porci, mia madre faceva la serva». Prima però, prima di incontrare con amore e fierezza la povertà di Cristo e la sua stessa povertà, Vincenzo si lascerà irretire, come lui stesso dirà, in una tela di ragno, fatta di ambizioni, di furbizie,
pur di costruirsi una promettente carriera. Dopo quella discutibile ordinazione sacerdotale di cui abbiamo parlato, c'è nella sua vita un periodo oscuro, con strane avventure. Si parla di una sua prigionia a Tunisi, schiavo di un padrone musulmano. Lo ritroviamo infine, chissà come, a seguito del legato pontificio che lo conduce con sé a Roma, il centro della cristianità, un centro di cui egli percepisce soprattutto l'importanza strategica. A Roma conosce l'ambasciatore di Francia e con lui torna a Parigi dopo qualche anno in buona confidenza, tanto da ottenere le credenziali per avere un'udienza dal re Enrico IV. Così riuscì finalmente a farsi assegnare il primo beneficio ecclesiastico. Non era granché, ma intanto gli era riuscito anche di entrare nella cerchia dei cappellani della regina Margherita di Valois. Proprio qui il Signore lo attese. I cappellani ricevevano a volte delle elargizioni o delle dotazioni a scopo di carità, ed ecco che un giorno qualcuno depositò nelle mani di Vincenzo la somma per lui favolosa di 15.000 lire oro, corrispondente a parecchi milioni di oggi. Che cosa accadde nel suo cuore di povero che sognava di maneggiare denaro e che pure manteneva una sua irriducibile inclinazione alla solidarietà tra i poveri? Noi non lo sappiamo. Sappiamo però che il giorno dopo il signor Vincenzo si presentava al vicino ospedale dei Fate Bene Fratelli e lasciava ai malati e agli invalidi l'intera somma. Non fu certo l'unico sì che Vincenzo disse, ma fu il sì più espressivo, quello con cui Vincenzo accoglieva una vocazione che gli era riservata da tutta l'eternità. Comprese di dover anzitutto diventare veramente un prete. Si mise sotto la direzione spirituale di De Berulle e costui lo spinse a impegnarsi generosamente nel ministero sacerdotale, facendogli assegnare una povera parrocchia alla periferia di Parigi. E per la prima volta, donandosi ai suoi poveri parrocchiani, Vincenzo conobbe cosa fosse la felicità. «Sono felice», scriveva, «perché ho attorno a me un popolo tanto buono, tanto obbediente a quello che gli dico. Neppure il Papa è felice quanto me». Ma i disegni di Dio erano misteriosi. Fu proprio il Berulle a esigere che Vincenzo abbandonasse la sua parrocchia per diventare precettore nella nobile famiglia dei Gondi. Era una delle famiglie più illustri e potenti, discendenti da antichi banchieri italiani venuti in Francia a seguito dei Medici. Filippo Emanuele de Gondi comandava la flotta del regno in qualità di generale delle galere, suo fratello era arcivescovo di Parigi, la moglie era una delle più illustri dame del regno e donna di alta levatura spirituale. Nel comodo castello di Montmirail, Vincenzo, che ha ormai 32 anni, che dovrebbe curare soltanto la formazione dei tre figli, diventa piuttosto il consigliere spirituale di tutta la famiglia. Per compensare il suo segreto disagio, egli però si dedica a insegnare il catechismo ai poveri contadini delle tenute dei suoi signori. E un giorno, vinto dal bisogno dei poveri, segretamente fuggì dal castello per farsi parroco di una misera e abbandonata comunità a Châtillon-le-Domble. Non riuscì a restarvi a lungo, ma è qui che accadde un altro degli episodi che segnarono in maniera decisiva la sua strada. Un giorno egli sta per iniziare la messa domenicale ed ecco che vengono a dirgli che in un casolare sperduto un'intera famiglia se ne muore nella più assoluta indigenza. Si sono ammalati tutti gravemente e nessuno riesce a dare aiuto all'altro. Vincenzo sale il pulpito e racconta. Affida al cuore dei suoi cristiani quella famiglia abbandonata. Ma ecco quello che accadde, raccontato con un certo umorismo da Vincenzo stesso, che aveva potuto muoversi personalmente solo nel pomeriggio. Dopo vespro, presi con me un bravo uomo, un borghese della città, e ci mettemmo in cammino per andare a trovare quei poveretti. E lungo la strada incontrammo delle donne che ci avevano preceduti e un po' più avanti altre che tornavano indietro. E siccome era estate e faceva caldo, quelle buone donne si sedevano lungo la strada per riposarsi e rinfrescarsi. E ce n'erano tante che avreste detto che era una processione. C'era da commuoversi, ma Vincenzo si irritò anche un po'.
La carità era grande, ma non era organizzata. A tutta quell'abbondanza di cibo e di aiuti sarebbero succeduti ben presto giorni di trascuratezza e di privazioni. Così egli decise di riunire tutte le sue signore in associazione. Diede loro una regola che, secondo gli storici, era un piccolo capolavoro di organizzazione e di tenerezza, nella quale era previsto tutto: come affrontare una famiglia bisognosa, come e con quale ordine garantire un servizio a rotazione, come procurarsi gli aiuti necessari, tenere la contabilità, come servire i malati per amore di Gesù, come dar loro da mangiare, come utilizzare intelligentemente il tempo disponibile. Chiamò questa prima associazione, in anticipo di secoli su certe realizzazioni di oggi, con un nome cristianamente bruciante: carità. Quel nome che nella dottrina cristiana serve a indicare Dio stesso e la virtù teologale dell'amore, servì a Vincenzo come nome comune, familiare, per indicare le sue associazioni, e la Francia si riempì di carità. Ma intanto i De Gondi premevano per avere il loro precettore. Intervenne l'arcivescovo di Parigi, intervenne di nuovo il Berul, intervennero altre personalità del regno e Vincenzo dovette cedere. Voleva stare coi poveri e gli toccava abitare coi ricchi. E paradossalmente proprio di qui passava la sua missione. Nella casa dei ricchi imparò a diventare responsabile dei poveri. Gli avvenne intanto di poter incontrare Francesco di Sales, e dall'amicizia con questo santo portò con sé per tutta la vita l'immagine e il desiderio di una santità piena di pace, di cortesia, di energia, di forza indistruttibile ma dolce. Aveva ormai più di 40 anni e un'unica decisione nel cuore: fare la volontà di Dio e non essere impaziente davanti al progressivo manifestarsi di questa volontà. Le opere di Dio non si fanno quando lo desideriamo noi, diceva, ma quando piace a Lui. Non bisogna saltare davanti alla provvidenza. E ancora, bisogna donarsi a Lui in modo che Egli si possa servire di noi. Più tardi, quando avrà ormai molti figli e collaboratori, Vincenzo insisterà: quando sarete vuoti di voi stessi, allora Dio vi riempirà. Così gli accadde. Egli si lasciò riempire dalla grazia di Dio e Dio trasse da lui energie e opere in numero incalcolabile. Non aveva programmato nulla. Un tempo aveva voluto arrivare in alto per potersi accomodare nella vita e Dio lo fece arrivare in alto, in un castello, perché da lì potesse preparare un posto ai poveri. Divenne abile a utilizzare tutto: amicizie con nobili e regnanti, leggi dello Stato e libere elargizioni, acquisto e riadattamento di immobili, per obbedire alla vocazione che Dio gli aveva insegnato. Ecco come lo descrisse uno storico: sottomesso alle circostanze, adattandosi agli ambienti nei quali lavora, cavando sempre il maggior profitto dagli uomini e dalle circostanze, esatto, prudente, previdente, sa che non si è mai così bene aiutati da Dio come quando ci si aiuta da sé. Cura con lo stesso ordine rigoroso tutti gli interessi, grandi e piccoli che siano. Si impone e impone regole che non lasciano nessuno alla sprovvista. Si vieta e vieta agli altri i rischi inutili, le imprese mal preparate, in cui troppo spesso accade che naufraghino le generose imprese religiose. Come un vero capo ha un tempo il senso delle grandi sintesi d'insieme e dei particolari che bisogna controllare. Anzitutto, la prima grande opera sono quegli amici, meglio quei figli e figlie che Dio gli dona perché partecipino al suo carisma, perché si muovano nella Chiesa di Francia e poi in tutto il mondo. La Francia può allora dirsi scristianizzata, attaccata contemporaneamente da tre nemici: il protestantesimo serpeggiante, le guerre di religione non sono ancora concluse, l'ignoranza religiosa largamente stagnante, e tra i fedeli più fervorosi il nascente giansenismo, rigorismo teologico e morale ancora più grave, perché va a intaccare le forze vive della Chiesa gettandole in un moralismo tragico. I figli di Vincenzo furono chiamati da lui preti della missione. Comincia lui stesso, con tre amici, a immaginare un nuovo stile di azione pastorale,
in maniera organica, a rotazione, percorrono i villaggi che sono privi di assistenza religiosa, anche se a volte ci sono numerosi preti in fingardi, si fermano 15 giorni, predicano le missioni, secondo uno stile che dura fino ai nostri giorni. Io, diceva Vincenzo, facevo dappertutto la stessa predica, che voltavo e rigiravo in mille modi, la predica del timor di Dio. E Dio intanto faceva quello che aveva previsto da tutta l'eternità, benediceva il nostro lavoro. Avvenivano conversioni commoventi, a volte in massa. La gente disabituata alla parola di Dio ne riascoltava l'eco con una nostalgia umile e intensa. Per la prima volta avevano l'impressione di rivedere gli apostoli in quei poveri preti decisi e appassionati, e li riconosceva. Le missioni erano attese, si giungeva perfino a sospendere i mercati. Le anime, racconta Vincenzo, che sembravano dure come pietra, diventavano di fuoco. Vincenzo sorvegliava la sua nascente congregazione, non ammetteva che predicassero secondo lo stile allora in vigore, siamo nel 600, pavoneggiarsi in un bel discorso, diceva, significa commettere sacrilegio, sacrilegio. E il re fu così impressionato dell'opera di questi nuovi preti che volle far predicare una missione anche alla sua corte e poi nei quartieri più malfamati di Parigi. Alla morte di Vincenzo saranno state predicate 840 missioni e il santo avrà a disposizione 25 case, 131 preti, 44 chierici e 52 coadiutori. Ma questo non bastava. Si trattava di scuotere gli altri preti e di formarli. E così Vincenzo, in un tempo in cui non si era ancora riusciti a creare dei seminari, iniziò dapprima l'opera degli esercizi per gli ordinandi, che i suoi preti predicavano nelle varie diocesi, compensando spesso con alcuni giorni di intensa formazione ascetica e teologica la mancata preparazione di coloro che dovevano diventare preti. Per dare a questi inizi una certa continuità, Vincenzo stesso si impegnò nelle conferenze del martedì, che egli personalmente tenne per tutta la vita, tutte le settimane, senza interruzione, conferenze nelle quali raccoglieva i preti che lo desideravano. E da questa libera scuola verranno tutti i preti migliori di Francia, tra cui anche Bossuet, che disse poi, sembrava che Dio si esprimesse per bocca sua. E infine si giunse, quasi un secolo dopo, da che il Concilio di Trento li aveva raccomandati, alla fondazione del piccolo e del grande seminario. Le figlie di San Vincenzo, invece, furono all'inizio delle signore della nobiltà e della borghesia, e si chiamarono Dame della Carità. Vincenzo ne aggregò attorno a sé un numero notevolissimo. Da esse riceveva tutti gli aiuti economici di cui aveva bisogno, ad esse chiedeva tutta quella carità, anche operativa, che esse erano capaci di dare, ben sapendo, tuttavia, che la società del tempo non permetteva loro tutto l'esercizio di quel lavoro manuale di cui i poveri avevano bisogno. Né Vincenzo sdegnava il fatto che nascesse anche qua e là una certa moda della carità. Ciò non toglie che tra le sue dame che imboccavano i poveri negli ospedali ci fossero duchesse e principesse, e perfino la regina Anna d'Austria e la principessa Maria di Gonzaga, futura regina di Polonia. In quel periodo Molière attaccava le preziose ridicole che oziavano nei salotti pieni di riccioli e di cosmetici. Ma se egli avesse giudicato il suo tempo senza prevenzioni, avrebbe potuto anche conoscere centinaia di nobili donne che curavano con le loro mani i poveri pidocchiosi del quartiere, e con quella carità fresca e bruciante che indica sempre uno sgorgare vivo della fede anche nei momenti più superficiali e tristi della storia. I problemi comunque non mancavano. E la soluzione dipese da uno di quegli incontri che segnano la storia. Era il 14 giugno 1623, quando una giovane vedova di 32 anni, di famiglia nobile, si presentò a Vincenzo per chiedergli la sua direzione spirituale. Veniva controvoglia. Era stata tra le penitenti di San Francesco di Sales fino alla morte di lui, ma non aveva trovato la pace. Era una creatura tormentata, piena di angosce, di dubbi, con alle spalle un'esistenza problematica. Neppure il Santo Vescovo di Ginevra era riuscito a pacificarla, e ora Francesco di Sales era morto,
e le veniva indicato quel povero pretino tozzo, un contadino con degli occhi penetranti, vestito troppo poveramente. Ma damigella de Marigliat, vedova Legrà, aveva provato un senso di ripugnanza, ma aveva obbedito. Neppure Vincenzo voleva saperne di guidare spiritualmente una nobildonna piena di problemi psicologici, ma non seppe rifiutare. La annoverò tra le sue dame e poi la osservò attentamente senza parere. Ed ecco che scoprì qualcosa di strano. Quella donna, piena di rigidezze, di angosce e di dal sistema nervoso scosso, quando è a contatto coi poveri diventa dolce, tenera come una madre, serena. Allora Vincenzo puntò su questo tutta la sua attività di direzione e le insegnò a dilatare il cuore prendendo su di sé il peso degli altri. Ma damigella de Marigliac divenne così la più stretta collaboratrice nel servizio dei poveri e a lei Vincenzo si rivolse per attuare la più sorprendente invenzione. Oggi la Chiesa la venera come Santa Luisa de Marigliac. Fino a quel tempo nella Chiesa una donna che voleva consacrarsi a Dio aveva una sola strada aperta davanti a sé, la vita monastica di religiose consacrate con la clausura, le grate, l'abito religioso, i chiostri, le lunghe preghiere. L'attività apostolica era allora considerata inadatta alle donne, perché avrebbe esposto le religiose a un eccessivo e pericoloso contatto col mondo. Prima di ridere di questo, bisogna pensare al tempo in cui si era e bisogna saper leggere la storia col realismo che essa esige. Basta pensare che perfino il celebre San Francesco di Sales aveva tentato di fondare un nuovo stile di vita religiosa femminile, fondando l'istituto delle visitandine. Come dice il nome, le ragazze che lo sceglievano avrebbero dovuto imitare la Vergine Santa che visita caritatevolmente la cugina Santa Elisabetta, ma le difficoltà erano state tanto grandi e insormontabili che le visitandine erano diventate anch'esse suore di clausura e lo sono anche adesso. Con un certo umorismo, ma non senza tristezza, San Francesco di Sales diceva: «Non so perché tutti mi chiamano fondatore, dato che ho disfatto quello che volevo fondare». Era la società del tempo che non ammetteva alternative, eppure Vincenzo riuscì in ciò che nessuno era riuscito a realizzare. Assieme a Luisa de Marigliac radunò alcune ragazze del popolo che pur restando nel mondo a completo servizio dei poveri e dei derelitti si consacrassero a Dio. Nacquero le figlie della carità, che vennero chiamate popolarmente le suore grigie. Sono celebri per il cambiamento epocale che significano le parole con cui Vincenzo delineò la loro nuova regola, una inaudita struttura giuridica per allora. Esse avranno per monastero le case degli ammalati e quelle dove risiede la superiora, per cella una camera d'affitto, per cappella la chiesa parrocchiale, per chiostro le strade della città, per clausura l'obbedienza, per grata il timor di Dio, per velo la santa modestia, per professione la confidenza costante nella divina provvidenza e l'offerta di tutto il loro essere. Essi, Vincenzo e Santa Luisa, hanno posto l'inizio non solo di tutte le congregazioni moderne di vita attiva apostolica, ma anche di tutti i moderni istituti secolari e delle associazioni laicali di vergini che oggi nascono all'interno dei movimenti. Che cosa questo volesse dire in concreto nella complessa e violenta società del tempo, lo possiamo capire solo vedendole al lavoro. Anticipiamo soltanto un giudizio assai significativo. Si racconta che un giorno Napoleone si trovò ad ascoltare un gruppo di filosofi che ragionavano su come l'illuminismo avesse prodotto un vero atteggiamento filantropico. L'imperatore si mostrava sempre più infastidito, finché a un certo punto sbottò: «Tutto questo è bello e buono, ma fatemi una suora grigia». Vincenzo e Luisa facevano appunto a centinaia le suore grigie e le mandavano là dove l'intera nazione e poi il mondo più producevano sofferenza e orrore. Cominciarono con l'Hôtel Dieu, l'enorme cupo ospedale posto come una piaga nel cuore della città. 20 sale, capaci ognuna di 50 posti, ma in qualche stanza si ammucchiavano in realtà fino a 250 malati.
Ci sono descrizioni grottesche di 6 malati per giaciglio, 3 da un verso e 3 dall'altro, in una mescolanza di vivi rissosi e di moribondi rantolanti. Questo nei momenti migliori, che diventavano un inferno quando si diffondeva il contagio o giungeva la peste, come accadde nel 1636. Le religiose incaricate della gestione dell'ospedale erano appunto, ecco il paradosso di cui parlavamo, suore di clausura e dovevano dirigere a distanza. Si era tentato di mobilitare le comunità religiose maschili senza successo. Vincenzo dapprima vi inviò centinaia di dame della carità, fino a 620, compresa la regina. Poi aggregò stabilmente le sue figlie della carità che cominciarono a gestirlo dal di dentro. Come se non bastasse, diede contemporaneamente inizio all'opera dei bambini trovatelli. Ogni anno sono centinaia nella sola Parigi, uno al giorno, diceva, per tutti i giorni dell'anno, diceva Vincenzo. Centinaia i bambini che vengono abbandonati, per miseria o per colpa, alle porte della chiesa o alla couche, una istituzione ufficiale che, priva di grandi mezzi, gestisce l'emergenza in modo abominevole. Le assistenti usano dare ai piccoli pillole di laudano o un po' d'alcol per farli dormire. E a parte quelli che muoiono comunque o vengono lasciati morire, ci sono molti che vengono venduti. Scrive Vincenzo, li vendevano per 8 soldi ai mendicanti che rompevano loro le braccia e le gambe per eccitare la gente alla pietà e li lasciavano poi morire di fame. Se nel 1638 le suore grigie possono raccogliere 12 bambini, saranno 820 nel 1647. E l'opera sarà così gravosa che spesso si rischia di dovervi rinunciare. Non dobbiamo immaginare le cose in modo romantico. È una marea di piccoli, tanto sudici e tanto strilloni, nati da cattive madri, dice Luisa di Marigliac, nonostante tutta la sua passione materna. Siamo in un tempo in cui accogliere i figli della colpa, come venivano chiamati, è già considerato indecoroso e sconveniente. E non si tratta solo di accoglierli in fasce, ma di farli crescere fino a quando diventano autonomi. Ma ecco, splendente come loro, l'educazione che con cui Vincenzo educava le sue suocere, iniziava così: somiglierete, diceva, alla Madonna, perché sarete madri e vergini al tempo stesso. Vedete, figlie mie, quello che Dio ha fatto per voi e per loro? Sin dall'eternità ha stabilito questo tempo per ispirare ad alcune signore il desiderio di prendersi cura di questi piccini che egli considera suoi. Sin dall'eternità ha scelto voi per servirli. Che onore questo per voi! Se le persone del mondo si tengono onorate a servire i figli dei grandi, quanto più dovete sentirvi onorate di servire i figli di Dio. E raccontava loro la gustosa scenetta a cui aveva assistito quel mattino. La carrozza del figlio del re, che allora aveva 5 anni, si era incontrata con quella del cancelliere del regno. La governante aveva detto al principino di dare la mano al cancelliere, ma costui era arrossito e aveva esclamato, facendo una grande riverenza, di non essere degno di toccare la mano del piccolo re, aggiungendo: non sono mica Dio. E concludeva: vedete, figlie mie, ha detto così perché si trattava del figlio del re. E se il signor cancelliere, che è uno dei primi ufficiali del regno, non osa toccargli la mano, quale sentimento dovete avere voi quando servite questi piccini che sono figli di Dio? Anche oggi i genitori cristiani possono capire quanto avrebbero da imparare da questo modo di ragionare nei riguardi dei loro figli. Vincenzo questo modo lo usava tranquillamente per dei piccoli bastardi, come li chiamavano allora. E questo in un tempo in cui, a detta di uno storico, la crudeltà verso i neonati, esposti o no, causò più vittime di tutte le guerre combattute in quel secolo. E non possiamo scandalizzarci troppo se pensiamo che oggi, nonostante tutti i mezzi che abbiamo, facciamo di peggio, facendoli morire a milioni con l'aborto. Dopo i trovatelli ci furono i carcerati e i galeotti, non le nostre carceri, ma antri pericolosi e maleodoranti dove i prigionieri marcivano vivi, attendendo giorno dopo giorno la sorte più crudele, quando sarebbero stati in numero sufficiente per formare una catena, una fila cioè di prigionieri incatenati l'un all'altro, diretti al porto di Marsiglia, dove sarebbero diventati galeotti,
Inchiodati con una catena ai banchi di legno fissati lungo i corridoi della nave, 5 uomini per ogni remo di 50 metri, ridotti, come dice uno storico, a bielle viventi per far correre la nave al ritmo cadenzato di una frusta a nodi di ferro. E Vincenzo diventò dunque cappellano capo di tutte le galere del regno e vi inviò le sue figlie della carità. Ma ecco come spiegava alle sue figlie questa nuova opera e come ragionava. Avendo noi preso la carità delle parrocchie, Dio ci ha ricompensato con l'Hôtel Dieu, con l'ospedale. Allora, contento di noi, per ricompensarci ci ha affidato l'opera dei trovatelli. Poi, avendo visto che noi abbiamo accettato tutto, ha detto: voglio dar loro un altro incarico. Sì, sorelle mie, è stato Dio a darcelo, senza che noi ci pensassimo. Ma qual è questo incarico? È l'assistenza dei poveri forzati. Sorelle mie, che felicità servire quei poveri forzati abbandonati in mani senza pietà. Io ho visto quei poveretti trattati come bestie. Per questo Dio ne ha avuto compassione. Il motivo per cui Dio continua a scegliere loro, secondo Vincenzo, è solo questo. Chi dice figlie della carità, dice figlie di Dio. E Dio vuole che i poveri siano serviti dalle sue figlie. Anche per descrivere questa impresa, non ci deve mancare l'immaginazione. Vincenzo esige dalle sue figlie che tra servizi materiali e spirituali non ci siano compartimenti stagno: ripulire le carceri, lavare la biancheria dei forzati, preparare la zuppa quotidiana, confortarli, curare i malati, fasciare le piaghe, accompagnarli nella Via Crucis verso le navi e lì al porto ricominciare da capo. Il tutto senza falsi pudori, senza atteggiamenti schifiltosi. Si tratta di entrare in ambienti innominabili, subire linguaggi grossolani e inviti sconci da parte di guardie e di forzati, patire angherie e calunnie e di sapersi preservare con intelligenza e prudenza. In una parola, egli dice, dovete essere come i raggi del sole, che si posano continuamente sopra l'immondizia e nonostante questo non si sporcano. A tale cura dei galeotti poi aggiungerà quelle dei soldati durante le periodiche guerre. Le figlie della carità sono mandate nei campi di battaglia a riparare in qualche modo quello che gli uomini hanno voluto distruggere e a conservare la vita là dove gli uomini vogliono sopprimerla. Nelle terre e nei villaggi devastati, Vincenzo stabilisce centri di soccorso, di raccolta e di smistamento di generi alimentari e di sussistenza, con un giro di affari che divenne di gran lunga maggiore di quello gestito dai ministri della corona. Ma ciò ancora non bastava. Alla periferia di Parigi si raccoglievano stuoli di vecchi malvissuti, di asociali, di storpi, di colpiti dal malcaduco, di alienati, insomma tutti quelli che con sentenza sommaria a quel tempo venivano definiti pazzi. Scriveva Vincenzo senza illusioni, sono tutte persone alienate, spiriti estremamente malfatti che vivono l'uno contro l'altro e sono liti continue. Senza vacillare, egli ripete ancora la sua predica e il suo solito ragionamento. Ah, sorelle mie, ve lo dico ancora una volta, non c'è stata mai una compagnia che debba lodare Dio più della nostra. Ce n'è forse qualcuna che si occupa dei poveri pazzi? No, non ce n'è nessuna. Ed ecco che questa fortuna tocca a voi, figlie mie, quanto dovete essere grate a Dio. Una volta sola Vincenzo rifiutò con durezza la sua opera. Fu quando il grande ufficio dei poveri tentò di risolvere l'immane problema dei mendicanti che infestavano la città e varò il progetto della grande reclusione, secondo cui tutti i mendicanti o coloro che non trovavano fisso lavoro dovevano essere rinchiusi in grandi ospedali generali. Si sarebbero avute 2 città, da un lato quella degli uomini rispettabili, dall'altro quella degli uomini belve. I primi sarebbero stati difesi nel loro egoismo, invece di essere pungolati dal dovere della carità, i secondi sarebbero stati abbandonati in preda alla loro stessa violenza. Vincenzo si oppose. Non aveva soluzioni globali da offrire, ma tentò di indicare profeticamente nuove strade possibili. Tra la massa dei poveri, molti anziani erano ex artigiani, ridotti alla mendicità dalla disoccupazione e dalle disgrazie. Scelse quelli che gli apparivano di buona reputazione e non fannulloni, diceva, 20 uomini e 20 donne, aggregò ad essere gli operai che li aiutassero a riprendere il mestiere e a trovare il gusto del lavoro.
un lavoro compatibile con la loro età, dal quale potessero comunque trarre un guadagno, e stabilì perfino dei consigli di amministrazione. Nacquero delle case che erano allora veri centri di riabilitazione al lavoro, dove Vincenzo amava spesso passare qualche ora di riposo discutendo con i suoi vecchietti tornati efficienti operai. Non era possibile generalizzare la ricetta, ma era per la società d'allora un punto di giudizio e di chiarezza sociale ideale. Con lo stesso criterio soccorse quelli che sarebbero stati più danneggiati dalla ospedalizzazione forzata, quelle persone anziane che, benché mendicanti, mantenevano legami familiari e che sarebbero stati separati a forza, smistati per legge in differenti reparti. Vincenzo organizzò per loro l'opera delle piccole case, in cui mendicanti marito e moglie avessero il diritto di vivere assieme. Anche questa iniziativa non risolveva il grande problema, ma dava indicazioni, dava speranza, mostrava l'intelligenza della carità. Per tutti gli altri si batté per lasciare aperto un varco tra le due società. Così Vincenzo meritò di essere chiamato, ancora vivente, il padre della patria. Quando il re Luigi XIII, detto il re giusto, fu sul letto di morte, nel 1643 lo fece chiamare e gli disse: «Ah, signor Vincenzo, se torno in salute, voglio che tutti i vescovi stiano 3 anni in casa vostra prima di essere ordinati». E Vincenzo lo aiutò a morire come un santo. Alla morte del re, la regina Anna d'Austria lo scelse come consigliere, e così Vincenzo divenne un potente personaggio pubblico, una specie di ministro per l'assistenza sociale. Se ne servì senza pudore per rafforzare tutte le sue opere, moltiplicare le missioni, fondare seminari, dotare ospedali e opere caritative, ma difese anche la verità cattolica. Nominato membro e segretario del cosiddetto Consiglio della Corona, influenzò come poté la nomina dei vescovi, e dicono gli storici che la condanna del giansenismo da parte di Innocenzo X fu opera di Vincenzo. È un particolare interessante: l'uomo che era tutto immerso nelle questioni della carità considerava essenziali le questioni della fede. Fin da quando ero piccolo, diceva, ho sempre avuto un segreto timore nell'anima mia e niente mi ha tanto spaventato come potermi trovare per disgrazia impigliato in qualche eresia che mi trascinasse via, che mi facesse fare naufragio nella fede. Questa era la grandezza di quei tempi pieni di miseria e di turbamento, che la fede restava l'orizzonte dentro cui tutti, ricchi e poveri, Richelieu che lottava con il potere e Vincenzo che lottava per la carità, tutti restavano dentro un ultimo fondamentale orizzonte rappresentato da Cristo e dalla sua Chiesa e della salvezza che in essi abita. Scrisse Bremont: non è stata la carità di Vincenzo De Paoli a fare di lui un santo, è stata la sua santità che lo ha reso veramente caritatevole. E santità vuol dire appartenenza a Cristo e alla Chiesa. L'osservazione è di una profondità sconcertante. Si diffonde spesso tra i cristiani l'idea che quel che importa è fare del bene al prossimo, e che questo in ultima analisi lo può fare chiunque, anche chi non crede in Cristo e chi non appartiene alla Chiesa, e perciò con chiunque si può fraternizzare al di là delle apparenze dettate dalla fede, che anzi rischiano di essere motivo di divisione. Perfino Voltaire, equivocando, chiamava Vincenzo De Paoli il mio santo, l'unico che, diceva, gli andasse bene. Ma Vincenzo De Paoli non si sarebbe lasciato catturare così facilmente. Nel film Monsieur Vincent viene rappresentato il santo mentre dà le istruzioni a una sua figlia della carità che inizia la sua missione. Lui è vecchissimo. Le parole non sono storiche nella loro materialità, ma sono una giusta interpretazione dello stile del cuore di Vincenzo. Piccola Jeanne, le dice, ho voluto vederti. So che sei coraggiosa e buona. Tu domani vai dai poveri per la prima volta. Io non ho sempre potuto parlare a quelli che andavano dai poveri per la prima volta, e non si fa mai quello che si dovrebbe, ma a te, la più giovane, l'ultima, io devo parlare, perché è importante. Ricordati bene, ricordatene bene sempre, tu ti accorgerai presto che la carità è un fardello pesante,
più pesante del secchio della minestra e del cesto del pane. Ma tu conserverai la tua dolcezza e il tuo sorriso. Non è tutto dare il brodo e il pane, questo lo possono fare anche i ricchi. Ma tu sei la piccola serva dei poveri, la figlia della carità sempre sorridente di buon umore. Essi sono i tuoi padroni, padroni terribilmente suscettibili, lo vedrai. Allora più saranno ripugnanti e sudici, più saranno ingiusti e grossolani, più tu darai loro il tuo amore. E sarà solo per questo tuo amore, per questo amore soltanto, che i poveri ti perdoneranno il pane che tu darai loro. Per un film è una buona pagina di sceneggiatura, ma nella realtà Vincenzo spiegava anche di che cosa doveva ardere quest'amore che riscattava perfino l'opera di carità. Diceva: il fine primordiale per il quale Dio ci ha chiamati è per amare nostro Signore Gesù Cristo. Se noi ci allontaniamo anche solo di poco dal pensiero che i poveri sono le membra di Cristo, infallibilmente diminuirà in noi la dolcezza e la carità. La carità, infatti, nasce dallo sguardo che non si distrae mai, nemmeno per un attimo, dall'essere proteso a Gesù vivo, riconosciuto, amato. E Gesù, dice il suo biografo, fu l'ultima parola che Vincenzo pronunciò